Vediamo ora alcuni caratteri fondamentali della filosofia di Kant. Partiamo proprio da qui. La filosofia di Kant è una filosofia critica. Allora, la parola critica deriva dal greco crisis. Il verbo sarebbe crino, che vuol dire giudicare. Questo è interessante, no? Il termine crisi è un termine che di per sé in origine significa giudizio, che è un termine molto lontano, forse, da come noi utilizziamo oggi il termine crisi, ma voi dovete provate a pensarlo in questo senso, no? Una crisi è un momento di giudizio. È un momento, cioè, che mette alla prova, potremmo dire, no? Una crisi mette alla prova una persona, una società, un gruppo, e gli permette di uscirne bene o male. Cosa vuol dire filosofia critica? In questo Kant riprende Locke, in realtà. Già Locke aveva usato questo termine, non mi ricordo se l'abbiamo richiamato, però le cose che diciamo adesso Kant le riprende da Locke. Allora, filosofia critica vuol dire una filosofia che si pone questa domanda: quali sono il fondamento, le condizioni di possibilità, i limiti dell'esperienza umana? Vi ricordate quando Locke diceva: i sensi sono i confini della nostra esperienza, o qualcosa del genere, no? Una frase che abbiamo letto in un testo che abbiamo visto insieme il mese scorso. Ecco, questo significa fare una filosofia critica. Qual è il fondamento di ciò che noi diciamo? Il fondamento, che vuol dire anche cos'è che rende possibile la nostra esperienza, che rende possibile ma che anche la limita. Stiamo a quello che conosciamo, appunto, i sensi. Dal punto di vista empiristico, i sensi che cosa sono? Vista, udito, tatto, gusto, olfatto. Sono il fondamento della nostra esperienza, il fondamento della nostra conoscenza, cioè ciò su cui si fonda la nostra conoscenza. Sono ciò che rende possibile la nostra conoscenza e sono contemporaneamente il limite della nostra conoscenza. Per cui nel momento in cui noi pretendiamo di conoscere qualcosa senza fare appello ai sensi, stiamo compiendo un'operazione illegittima. Quindi, dal punto di vista della conoscenza, fare filosofia critica vuol dire chiedersi quali sono il fondamento, le condizioni di possibilità, i limiti della conoscenza umana. E questo, appunto, è l'oggetto della critica della ragion pura. Ma questa domanda si può ampliare ad altri aspetti dell'esperienza umana. Per esempio, quali sono i fondamenti, le condizioni di possibilità, i limiti dell'azione morale? Cos'è che fonda un'azione in quanto giusta? Cos'è che rende possibile il compiere un'azione giusta? Eccetera. Ecco, questa è la traduzione di questa domanda, l'applicazione della filosofia critica all'agire morale che Kant compie nella critica della ragion pratica, appunto, che si occupa di agire morale, che purtroppo non abbiamo tempo di analizzare insieme, che vedremo se recupererà il prossimo anno o no. E infine la terza grande critica, vi ricorderete, si intitola Critica del giudizio, l'abbiamo visto nella diapositiva precedente, qui lo riprendiamo. Qui la critica è applicata all'esperienza artistica, il giudizio, qui si intende il giudizio estetico, il giudizio che dice che cosa è bello, che cos'è il bello. Tra l'altro, per chi fosse interessato in particolare alla teoria dell'arte, l'estetica intesa come teoria dell'arte nasce appunto con Kant. In particolare con Kant e un altro autore che si chiamava Baumgarten, che è di poco precedente, anche lui tedesco, sono questi due autori. Baumgarten è anche l'inventore del termine estetica inteso come teoria filosofica dell'arte, che si interroga su che cos'è il bello, che cos'è il brutto, chi è l'artista, eccetera, che cos'è un'opera d'arte, eccetera. E poi la critica del giudizio di Kant è una delle prime opere veramente fondanti di questa disciplina filosofica. Okay? Allora, la filosofia di Kant è una domanda che ha al centro questa domanda. Abbiamo più volte richiamato Locke, vedete come Kant arriva appunto a condensare una tradizione e dai percorsi della filosofia moderna di cui l'empirismo è una parte sostanziale.
L'altro carattere fondamentale della filosofia di Kant è questo. La filosofia di Kant è una filosofia che si chiama, che viene chiamata trascendentale. Un termine che troveremo ripetutissimo in queste nostre lezioni. Cosa vuol dire trascendentale? Anche questa parola ha una storia antica, deriva non dal greco questa volta, ma dal latino, deriva in particolare dalla parola trascendente. Trascendente che cosa vuol dire? Qualcosa che sta al di là. Normalmente viene utilizzato nella tradizione, veniva utilizzato nella tradizione filosofica e teologica europea per definire il divino. Il Dio cristiano è un Dio trascendente, cioè che sta al di là del mondo, fuori dal mondo. La parola opposta è immanente, cioè che sta dentro il mondo. Una divinità immanente è una divinità che sta dentro il mondo, trascendente che sta al di là. Ora, attenzione, questa è l'origine del termine, ma in Kant, nella filosofia kantiana, il termine trascendentale non ha nulla a che vedere con il divino, la religione, la teologia. Infatti qui la parola è trascendentale, non trascendente. La filosofia di Kant non è una filosofia trascendente, anzi, come mi auguro riuscirò a farvi comprendere, a mio avviso è una filosofia estremamente concreta. La filosofia di Kant piuttosto è una filosofia trascendentale, cioè una filosofia che ritiene che le condizioni di possibilità, il fondamento, i limiti dell'esperienza umana, quelli di cui abbiamo detto poco fa, devono essere cercati non tanto nell'oggetto, della, per esempio, della conoscenza o in generale nell'oggetto dell'esperienza, ma nel soggetto, cioè al di qua dell'esperienza, al di fuori dell'esperienza. Questa cosa verrà chiara poi nel proseguo delle nostre lezioni. Ma è un po' come dire, a Kant non interessa vedere come funziona l'automobile, nel senso di quali strade può percorrere. Mi interessa tenermi l'automobile in officina e guardare il suo funzionamento. Prima dell'esperienza, al di qua dell'esperienza. Ho fatto una macchina che può raggiungere i 300 km orari. Questo non vuol dire che in qualunque viaggio andrà a 300 km orari, anzi sono rarissime i luoghi in cui si può percorrere, si può andare a questa velocità senza spiacevoli conseguenze. Ma questa è la condizione di possibilità. Ho fatto una macchina, d'altra parte ho costruito un'automobile che non può volare. Questo è il limite. Condizione di possibilità, limite. Ecco, qual è la macchina di cui si occupa Kant? Ovviamente non è l'automobile, la macchina di cui si occupa Kant è l'essere umano, perché ciò di cui parla Kant è l'esperienza umana, qualunque essere umano, ok? Allora, in questa definizione che vi ho scritto qui di filosofia trascendentale, mi preme sottolinearvi ancora due cose. Una è la distinzione tra oggetto e soggetto. Noi per soggetto cosa intendiamo? Ovviamente l'io, per esempio, in particolare l'io che conosce. Conoscere, mi raccomando, come già abbiamo visto in altri momenti, conoscere non significa studiare. Conoscere è l'attività banale per cui i miei sensi percepiscono la realtà. Apro gli occhi la mattina, vengo colpito da colori, luci, apro le orecchie, vengo colpito da suoni, esco di casa, vado sul treno, vengo colpito, mio malgrado, da odori, ok? Questo è l'esperienza, questo è il conoscere. Allora ho un soggetto, ci sono io, e ho l'oggetto, cioè il mondo fuori di me. Questa distinzione è fondamentale. È fondamentale perché è il problema stesso della filosofia moderna, no? Da Cartesio in avanti, vi ricordate, Cartesio diceva: io cosa sono? Una cosa che pensa. Sono certo di esistere io, ma di ciò che c'è fuori di me non ho alcuna certezza. Ecco, tutte le filosofie, l'empirismo, il razionalismo, la filosofia di Leibniz, per esempio, no? E tutte le altre cose che abbiamo detto recentemente, sono tentativi di ricucire la frattura tra soggetto e oggetto. Anche Kant si occupa di questo. Come è possibile conoscere?
L'altra traduzione di questa domanda è ovviamente quella della scienza moderna. Cioè, come è possibile conoscere? Come faccio a costruire una conoscenza vera? L'altra cosa che mi premeva sottolineare è l'ultima espressione che vedete adesso, che è a priori, che è un'espressione latina. A è la preposizione, ab, giusto? Da. Priori vuol dire da ciò che sta prima, al di qua dell'esperienza, appunto. Quindi l'analisi che faccio è dal prima dell'esperienza. L'opposto è a posteriori, altra espressione latina, dopo l'esperienza. Allora, a queste due espressioni, a priori e a posteriori, possiamo, se volete, ricondurre quei due filoni dell'empirismo e del razionalismo. L'empirismo ritiene che tutte le conoscenze siano date a posteriori, cioè dopo l'esperienza, facendo esperienza del mondo. Il razionalismo, che abbiamo chiamato anche innatismo, ritiene invece che ci siano conoscenze a priori, al di qua dell'esperienza. Vedremo che cosa dice Kant a questo riguardo. Sintetizziamo quello che abbiamo già in fondo detto, cioè la filosofia di Kant conclude un filone, tutta una serie di dibattiti della filosofia moderna, cioè del 1600 e del 1700, che avevano avuto avvio con Cartesio e la rivoluzione scientifica. Da Cartesio riprende la centralità del soggetto, di questo io. Troveremo un'espressione nella filosofia di Kant che è presa di peso da Cartesio, come vedrete. Dall'empirismo riprende invece la centralità dell'esperienza, e qui vi ho citato in particolare Hume, che per Kant è sicuramente uno dei pensatori fondamentali per sua stessa ammissione. Dalla rivoluzione scientifica e dall'illuminismo invece riprende la questione per cui la scienza moderna, quella che nasce con Galileo, su cui ci siamo ampiamente soffermati, è il sapere vero sul mondo. Vi ho messo tra virgolette la parola scienza perché in realtà in questo senso la parola scienza non era ancora nata, nasce quando Kant è morto da una quindicina d'anni, nella generazione successiva. Kant intende però, intende come vedremo nella prossima ora, intende per conoscenza anzitutto la conoscenza scientifica, sicuramente l'esperienza che tutti facciamo appunto semplicemente aprendo gli occhi, ma in particolare Kant pensa alla scienza moderna. Kant ritiene di fare una filosofia che ci spiega perché la scienza funziona sostanzialmente, perché è un sapere ben fondato, quali sono appunto i suoi fondamenti, condizioni di possibilità, limiti, eccetera.